Siamo a rapina, oh! Un film dell'orrore, così Marina Gaias, infermiera diretta al lavoro, ha raccontato i secondi iniziali della rapina a un furgone portavalori questa mattina in Sardegna, vicino Sassari. Erano le 8:10 circa, quando sull'altro lato della carreggiata si è scatenato l'inferno. Pochi istanti prima una banda di malviventi, dotata di armi da guerra, aveva assaltato un furgone portavalori. I rapinatori hanno bloccato la strada incendiando un camion di traverso, poi sono scappati a bordo di due auto ritrovate nel Nuorese. Inizialmente Marina ha pensato ad un incidente, ma poi il quadro è diventato più chiaro. I mezzi hanno preso fuoco e si sono sentiti centinaia di proiettili. Siamo a rapina, oh! Nella sparatoria sono rimaste ferite due guardie giurate e una ragazza, che non c'entrava nulla, è stata colpita da un proiettile vagante al braccio. Tutti e tre sono stati ricoverati in ospedale e non sono in gravi condizioni. Secondo una prima stima, il bottino portato via dal comando sarebbe esiguo, ma le forze dell'ordine comunque stanno verificando. Sembra strano uno spiegamento di forze così imponente per un bottino esiguo.